siamo noi. Siamo a Ballarò e il quartiere si chiama Albergheria, ma Ballarò è proprio il mercato storico che dà anche un po' il nome al quartiere. È un quartiere, diciamo, abbastanza ampio, che vive di tantissime contraddizioni. E qui vivono, diciamo, le più differenti tipologie di sociali, di persone. La mia professione è quella di essere musicista, insegnante di pianoforte, ma anche sociologa e psicologa. E dirigo una scuola di counseling espressivo creativo. Per cui il legame tra la mia vita e la professione, e quindi anche questo progetto, è quello di considerare le arti come modo per vivere meglio, per crescere. Ballarart è un percorso in cui si vive l'arte di vivere con le arti. È un percorso socioeducativo che parte dai bambini e dai ragazzi del territorio di Ballarò. Siamo un insieme di associazioni che fanno parte di Ballarart, che diventa una sorta di contenitore e cerca di mettere a sistema, di coordinare i vari centri di aggregazione del territorio, ed è un percorso che mira ad aiutare bambini del territorio a scoprire di sé come vivere al meglio attraverso le arti, quindi utilizza le arti, la musica, il teatro, la danza, tutte le espressioni corporee, le arti visive e figurative, come mezzo tra il mondo interiore ed esteriore. Se vogliamo ottenere un cambiamento di mentalità, vogliamo farlo proprio dal basso. Abbiamo partecipato a varie manifestazioni dove i bambini direttamente hanno collaborato per esempio al restyling di alcuni luoghi del territorio, perché sapevano che quel luogo era poi il luogo dove avrebbero fatto arte. Costruiamo strumenti musicali con materiali di riuso e quindi cerchiamo di educare anche a questo, al rispetto dell'ambiente, alla valorizzazione di sé e di quello che c'è accanto a noi, e di prendersi la responsabilità che se un territorio si sporca compromette il buon vivere mio di bambino in questo stesso territorio. Dove noi ci troviamo si chiama Piazzetta Eceomo. In questa Piazzetta Eceomo è stata fatta un'operazione di restyling, di recupero, perché questa, come l'altra Piazza Mediterraneo un po' più su, erano proprio delle discariche vere proprio a cielo aperto. In piccolo queste piazze sono state recuperate proprio dai cittadini, dal territorio. Qualche mese fa proprio questa piazzetta, che era come la vedete adesso, è stata vandalizzata. Noi proprio con Ballarart e con la stagione che curiamo, che parte dai bambini per i bambini, sono cori di voci bianche che vengono da tutta la Sicilia, che si esibiscono nei luoghi storici del centro storico per altri bambini. Era successo la settimana precedente l'atto di vandalismo, abbiamo fatto esibire i bambini proprio qui, ed un ragazzino ha diretto questo coro, il suo stesso coro, proprio per dimostrare che da parte dei bambini c'è la voglia, che il cambiamento può avvenire da loro. L'Italia che cambia è l'Italia che parte dai bambini, parte dai ragazzi. Il cambiamento non è occupiamoci di immigrazione, occupiamoci di bullismo. Per me il cambiamento è occuparsi delle persone, dei singoli, delle loro emozioni, dei loro bisogni, dei loro desideri, ascoltandole, ascoltandoci fra noi. Quindi l'Italia che cambia è un'Italia che ritorna all'essere e alle piccole cose da coltivare. Quest'Italia che cambia.
cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.